Ciao a tutti, io e Piccettino torniamo online a fare i booktubers per oggi, quindi niente fumetti, ma una cosa molto particolare, molto telefonata, perché comunque ve l'avevamo già detto, è stato un po' più lungo del previsto leggere il libro di Barbara Baraldi, eccolo qui, infatti siamo arrivati alla fine di ottobre, non è proprio... ci ho messo parecchio. Non perché fosse problematico il libro, ma era una situazione problematica, diciamo quella che avevo di contorno, che mi ha un po' deconcentrato su molte cose. Ora, situazione risolta, il libro l'ho finito, eccolo qui. Allora, questa è la terza parte della trilogia, immagino sia una trilogia, di Barbara Baraldi dedicata ad Aurora Scalviati. Questa si chiama L'ultima notte di Aurora. Informazioni tecniche. Il libro è uscito a settembre, ve lo ricordate tutti, mi sembra il 4 di settembre, è edito dalla Giunti Editore, è un bel mallopone, costa 19 euro ed è un mallopone di oltre 560 pagine. Anzi, guardi, i ringraziamenti sono a pagina 561. Cosa posso dire? Posso dire che ne sono entusiasta. Posso dire che, allora, sapete benissimo che questo personaggio di Aurora Scalviati è un personaggio particolare, è un personaggio che vive di una sua luce, che vive come quasi un amico che sei curioso di sapere cosa succede e sapete anche che comunque gli è stato costruito attorno quella Sparvara, quella bassa Emiliana, insomma quel paesino quasi sonnacchioso sembra quasi stravolto da Aurora. Aurora sappiamo nei libri precedenti tutto quello che ha patito prima di finire lì, tutto quello che ha patito nel momento in cui è stata lì e anche le cose alle quali ha dovuto un po' sottostare. Diciamo che è un libro che si aggancia perfettamente a tutto quello che abbiamo letto prima. Cioè, il precedente libro finiva con un colpo di scena abbastanza grande che coinvolgeva Curzi, altro personaggio molto molto spettacolare. Cosa posso dirvi? Posso dirvi che è un libro veramente particolare. Posso dirvi che c'è dentro un po' di tutto. C'è dentro una rincorsa, c'è dentro una follia di fondo, se mi passate il termine, se Barbara mi passerà questo termine. C'è una follia di fondo, perché sembrano pezzi che quasi casualmente sono buttati lì. Poi piano piano cominciamo ad incastrare. Poi piano piano, soprattutto in un caso molto, diciamo, molto quasi telefonato, diciamo, vabbè, era logico, era così, poi non era così. Insomma, in alcuni momenti ci sembra che la narrazione di Barbara porti noi lettori più avanti rispetto ad Aurora e gli altri personaggi, per poi essere smentiti, per poi riunire i pezzi in un altro modo, per poi darci quella botta di, pensavi, invece no. E tutto è un continuo costruire. È un continuo portare avanti, è un continuo, diciamo, riunire pezzi, ecco, diciamola così. Questo libro riunisce pezzi, ma non soltanto come, ma non soltanto come trama principale, ma proprio a livello di tutto. C'è un universo che va ricostruito, ma l'universo intorno ad Aurora va ricostruito. Ci sono personaggi che ritornano. Personaggi che vengono coinvolti, equilibri che sembrano spostati o cambiati, scusate, scelte alquanto anche un po' discutibili in alcuni momenti, poi ve ne parlerò un po' meglio. Proprio il microcosmo che si rigenera, che riduce da quello che pensavamo realtà e verità assodate, poi invece piano piano torna a rimontarsi, a rimestarsi, a rifondersi, ecco, mettiamola così. La squadra, ecco, mettiamola così, di Aurora, il suo entourage è quello. C'è una sorta di momento di transizione. Ci sono errori da parte di Aurora, che è una persona, sì, una persona, non è solo un personaggio di questo libro, è una persona che ha una sua decisione, che ha una sua mentalità, che ha una sua durezza di fondo, ma in realtà è fragilissima. Ce ne accorgiamo soprattutto in alcuni momenti in cui umanamente c'è dello sconforto, c'è una missione di errori, c'è anche un modo di fare completamente egoista, cioè perché proprio c'è un pezzo in cui, scusate per la tosse, in cui Aurora sarà praticamente l'egoismo fatto a donna, cioè c'è un momento in cui lo sarà, e
gli sarà anche rinfacciata la cosa. Involontariamente farà soffrire persone, ricostruirà, demolirà e ricostruirà rapporti, farà prendere coscienza delle persone di alcune scelte. Insomma, tutto questo sta in questo libro. L'Incipit non è propriamente così, passatemi il termine, originale. Abbiamo lei che a Bologna deve tenere una conferenza e una ragazza si suicida in un modo molto brutto. Dopo che, incrociandola in bagno, si sono scambiate due parole rapide. Queste due parole condizioneranno un po' tutta l'atmosfera, tutto il pensiero di Aurora. Non so cosa non dirvi o cosa dirvi per evitare spoiler, perché ragazzi, effettivamente potrei spoilerare molto e non voglio farlo. Abbiamo un'indagine, abbiamo un continuo ribaltamento di fronte. Abbiamo anche una sorta di cold case, volendo vedere, anzi, senza volendo vedere, ci sarà una reunion di cold case, perché ci saranno dei casi molto vecchi, si parlerà anche di cose di metà anni 90, di inizio 2000, cose ovviamente relative al libro, non fatti reali. Non si toccherà la realtà. Si toccheranno argomenti spinosi, argomenti difficili, si vedrà proprio una discesa piano piano, sempre più, non che l'incipit di trovare uno senza la faccia che è morto nella riva del Po sia la cosa più leggera del mondo, ma poi piano piano si ricostruiranno le cose, andranno a posto dei tasselli particolari, insomma è un'avventura vera e propria. Posso dire che mi è piaciuta, ci sono un paio di punti forse in cui mi sono trovato un pochino, non a sbuffare, però a dire vabbè, questa sono due fondamentalmente i punti in cui mi sono trovato a sbuffacchiare un attimo. Il punto 1 riguarda Curzi, che è un gran bel personaggio, però ricorda tantissimo il classico, diciamo, pazzo che ti aiuta. È vero che questo ruolo che si è ricavato, che è quasi diventato, che è proprio il suo legame con Aurora. Che chi legge solo questo libro non può capire, cioè gli sembrerà una cosa quasi, non dico campata per aria, però quasi eccessiva. Se non ha letto i precedenti, quindi non ha capito quale morboso rapporto c'è tra i due, nel singolo libro, secondo me, rimarrà un po' spiazzato e gli dirà sì, vabbè, ciao, serviva al pazzo, ecco. Ed è un peccato perché questa figura si è costruita negli altri libri e qui viene utilizzata. O meglio, si lascia utilizzare. Quel personaggio non riesce a vederlo come fine A, ma proprio che si. È un personaggio bello, però qui è un pezzo della storia, è un qualcosa che aiuta, per quanto non sia proprio la cosa più facile del mondo. Però se non hai il pregresso di quello che è successo nei due libri precedenti, ti manca il capire i rapporti, capire che cosa c'è. E la costruzione del rapporto con Aurora, che è molto particolare. Quindi sul singolo libro, quindi solo su questo, è un personaggio un po' quasi Deus ex machina per certi versi, che inquieta, ma non convince totalmente, perché la sua inquietudine viene meno dal fatto che ti mancano i precedenti due libri, se non li hai letti. Se invece li hai letti, è un'evoluzione che ci sta. Ecco, diciamo che è un po' un personaggio a doppia marcia. E poi Bruno, che è l'evoluzione, insomma, soprattutto sul finale, mi è sembrata un po' quasi di dover mettere quel lieto fine, quel finale, beh, insomma, non voglio spoilerare, però, beh, insomma, finisce in un certo modo che alla fine si aspettavano un po' più o meno tutti, cioè proprio nell'aria che sarebbe arrivato, boom, basta. Non so se è un bene, non so se è un male, non so se arriveranno altri libri di Aurora, perché comunque la porta per continuare è aperta. Il finale è molto inquietante, è molto bello, però c'è da lasciare aperto un portone. Diciamo che potrebbero nascere nuove cose, potrebbe nascere un'altra indagine. Tutti i personaggi si sono ritrovati, cioè alla fine c'è quasi un completamento come se fosse una prima parte di una storia lunga che ha Aurora al suo centro. E è intorno ai personaggi che le ruotano. Ecco, Aurora è anche un personaggio che ha bisogno di mettere a posto i tasselli. Secondo me questo libro alla fine pulisce, sgombera un po' il campo da quasi tutti i tasselli e
e rimonta un personaggio, non dico nuovo, ma una sorta di rinascita, di fragilità che ci viene data e poi è riportata a riunirsi. Riunirsi come? Col potere dell'amicizia, col potere dell'amore, col potere anche della determinazione, cioè toccando i baratri più bassi e poi risalendo. È quasi, ripeto, letti tutti e tre in fila, cosa che voglio rifare tra l'altro, adesso lo farò appena possibile, è quasi come se Aurora fosse un romanzo di formazione, cioè non è proprio un romanzo di formazione, crescita, nascita, nascita, crescita, eccetera, però è un romanzo che dà speranza, cioè parti sempre dal torbido, dal fondo, dal tutti contro di te, dall'avere scetticismo intorno, a dover partire da zero, ricostruire, rialzarsi, fragilità, eccetera, cementare invece proprio col tuo modo di essere, amicizie, rapporti, insomma, è quasi una formazione di questo personaggio, come se alla fine di questo libro tu avessi un'aurora nuova, pronta per ripartire, magari che ne so, a fare un'altra avventura, insomma, da qui puoi partire a fare mille cose. Però i tre romanzi in fila ti danno questa crescita, questa pulizia. Quindi è proprio come se avessimo assistito alla genesi di Aurora. Per un certo, diciamo, momento a me è sembrato quello. Lo stile di scrittura è sempre, sempre molto veloce, molto bello, molto semplice, ripeto, niente inutili arzigogolate e giri strani, è molto diretto. Ti lascia entrare subito nell'azione, ti descrive bene tutto ed è molto molto bello lo stile di Barbara Baraldi perché ti genera empatia con i personaggi. Pur, ripeto, non raccontando qualcosa di fuori dai canoni, cioè non è che stiamo raccontando un nuovo metodo di giallo, di anche horror per certi versi, perché comunque alcune parti in qualche modo lo sono anche. Ma prende tutto quello che deve prendere, lo miscela benissimo in mezzo a una sensibilità spiccatamente femminile. Cosa posso dire? Posso dire che io sono entusiasta di aver fatto questo giro di questa trilogia, sono entusiasta di avere questo pezzo di carta in mano. Non so se, giusto per informazione gratuita, non so se il 9 di novembre, che è sabato, a Brescia c'è un incontro in cui mi sembra ci sia anche Barbara Baraldi, dedicato a Dylan Dog, sono Gigi Simeoni, Paola Barbato, eccetera. Sarà anche lei, se non ho visto male. Non so se riuscirò ad andare perché il sabato faccio fatica, però nel caso dovessi andare, sicuramente questo me lo porterò volentieri dietro e un paio di autografi li voglio sicuramente. Cosa posso dirvi? Posso dirvi che non è molto bello quello che sto per dire, però la parte che forse mi ha commosso di più di tutto il libro sono state proprio le ultime tre righe dei saluti. Il saluto a Andrea G. Pinkez, perché è un personaggio particolare per me, che sono un semplice lettore, neanche lo conoscevo. Figuratevi per Barbara Baraldi, che ci disse in un'intervista al Cartoonist che Pinkez fu il primo a credere in lei. Quindi, se oggi abbiamo Aurora, se oggi abbiamo tutti i libri che ha scritto, se oggi abbiamo un suo Diabolik, perché ha scritto anche un Diabolik, se non sbaglio, uno sicuro, i suoi Dylan Dog, eccetera, è perché qualcuno ha creduto in lei. Quel qualcuno è stato Andrea G. Pinkez. Quindi quelle tre righe mi hanno commosso, ecco, devo essere sincero. Al di là di tutto, io vi consiglio davvero di spendere questi 20 euro per queste pagine. Prendetelo così, prendetelo in ebook e non so quanto costa in ebook, in questo caso non ho controllato, di certo li compravo così, adesso non ho controllato, ci guarderò, però fatevi questo, chiamiamolo salto, ecco, perché in questo caso salto la parola giusta, dentro nel mondo di Aurora, perché secondo me ne sarete entusiasti, troverete un personaggio tutto tondo, troverete un personaggio reale, troverete un personaggio con cui secondo me in certi punti andreste persino a litigarci se ce l'aveste lì. Eppure troverete un personaggio che vi sembrerà di aver conosciuto realmente alla fine della lettura, di aver fatto un percorso con questa persona. Ecco, la bravura, la grandezza di Barbara Baraldi è che non ci ha presentato un personaggio letterario, ci ha presentato una persona che potremmo definire anche un'amica,
con la quale in alcuni punti, secondo me, ci avremmo anche litigato, come si fa con gli amici veri. Si litiga e poi ci si riavvicina. Perciò, terza e ultima parte, l'ultima notte di Aurora. Speriamo che come notte sia l'ultima, ma non come libro. Ciao a tutti, grazie e buona lettura.